momento verità. Allora, ci si prova, eh? Primo try. Non abbiamo medaglie, medaglia, amuleto, non abbiamo. Non abbiamo cacciamob, sono danni in meno. No, non flexo nulla. Non abbiamo petto, cioè pet, che petto! Non abbiamo il pet, non abbiamo il pet. Non abbiamo alchimia, ma abbiamo tanto coraggio. Dici, te potevi portare gli orecchini d'oro, almeno ti castavi lama. Che quello è vero. Ta 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 ta. Ma tiro tutto, io sti cazzi. Boom! 3003 faccio. No, raga, non lo tiro giù. Non lo tiro giù, non lo tiro giù mai nella vita. Faccio 3003. Neanche lo tiro giù. C'è il veleno, però. E questo potrebbe essere importante, ma l'ho tirato troppo presto, me sa. Non ce la faccio mai nella vita. Non ce la faccio mai nella vita. Mettilo il pet però. Hai ragione. E allora si va a 3003. Ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Questo è l'ultimo secondo, ragazzi, era finita. Ma che c'era con la fine, che palle. Prendono più là e vabbè, no, sì, no. Ho dovuto usare la fine, che non mi posso mettere le skill. Dovevo fullare, ragazzi. Devo fullare. Sono morto come un pippega e dovevo fullare. Allora, ta, ta. Addirittura manco le stavo usate le lotte critiche, se erano finite. Ah.
Certo, magari mi potevo girare i costumi convento, eh? Furbacchione pure io. Baronessa sfonda, che sfonda? Muori, dai, vieni giù, vieni a papà. Vieni e droppami tanta roba bella, è divertente. In teoria non è influenzato dal guanto, eh? Male mi sento. Mi sento male. Mi sento male. Barabà. Non ci credo. Non ci voglio credere, non ho droppato neanche un biglietto. Ma che sfiga. Per fare la chiave degli arachnidi, come ho fatto vedere prima, servono veleno della. Intanto serve aver completato la quest. Serve aver completato la quest dell'epigrafe. Quindi dovete andare a cliccare qua l'epigrafe la prima volta e poi chiacchierare con tra Uriel e il comandante. Dopodiché vi serve un item che si droppa o in covo 1 o in covo 2. Ed è il veleno della regina ragno. Puoi passarti il tempo a craftarti, a dropparti tanti veleni. I veleni hanno una durata di 24 ore. Quindi 24 ore reali, se non li craftate entro 24 ore reali. Ah, ma è assalto regge questo tra l'altro. Ma io lo picchio. E se non craftate non utilizzate questo veleno entro le 24 ore, scompare. Assieme al veleno servono tutti gli item droppati dalle. Pure. Tutti gli item droppati dai ragni, cioè tela, occhi, sacca di uova, sacca di veleno e zampe di ragno. Una volta che hai queste zampe, questi item, te ne vai da Uriel, crafti le chiavi. Una volta che crafti le chiavi, hai di nuovo 24 ore di tempo per utilizzarle. Le puoi utilizzare quante volte vuoi tu. Questo cosa vuol dire? La chiave ha un utilizzo per ogni dungeon. Il dungeon che ho fatto io, come vedi, ho sprecato una chiave. Per poter rientrare, c'ho un'ora di cooldown. Però c'è una tip, c'è un trucco, c'è un piccolo buggettino che per quanto riguarda il reset della baronessa. Tecnicamente, per poter accedere, se io vado a cliccare con questo personaggio nella lapide, questa lapide mi dirà: il tuo personaggio ha bisogno di un'ora prima di poter rientrare nuovamente. Se però il gruppo lo fa un altro, tipo io ad esempio in questo momento sciolgo il gruppo, metti caso me ne vado là, metti caso che c'è un'altra chiave, sciolgo il gruppo e il gruppo lo rifaccio con lui. Lui, non essendo entrato nella baronessa, io poco fa l'ho messo in gruppo, ma lui l'ho lasciato fuori. Mi avevate detto, ah, usa lo spirito del Sura. Sura doveva rimanere fuori. Perché? Perché nel momento in cui adesso io vado a fare il gruppo con il leader, il Sura Nero potrà attivare nuovamente il dungeon, perché comunque non ha effettuato la run, non ha effettuato la scalata, e lui, essendo in gruppo con uno che ha attivato la run, lui può entrare anche con l'ora di cooldown. E quindi quello è il trick per resettare il cooldown della baronessa. Semplicemente fai fare leader ad altre persone, ti porti 3-4 personaggi, fai fare leader ad altre 3-4 personaggi che possono gruppare e puoi sfruttare tutte le chiavi che vuoi entro l'arco dell'ora. Considera che un PG mediamente ci sta 5-10 minuti massimo per farsi una baronessa, per farsi l'intero dungeon, fatta veloce ovviamente, e quindi ti porti 5 personaggi, puoi farti letteralmente le baronessa spam. Te le fai letteralmente a spam. Te basta di porti 5 personaggi qua, più il main che killa, e fai per la prima volta il gruppo con il main, e ti metti uno di quei 5 nel gruppo e non lo fai entrare. Dopodiché, appena finito la run con lui, che lui inteso il main, sciogliete il gruppo, fate il gruppo con un altro personaggio, entrate prima con lui, entrate di nuovo con lui, e iniziate a fare le baronessa spam. Il tempo che fate i 5 PG, via.